Una spettacolare cena medievale con tanto di menestrelli e costumi d'epoca ha salutato a Roseto Capospulico un importante 3 giorni in cui è stato rinnovato il gemellaggio con il comune di Oria in provincia di Brindisi. Entrambe le cittadine, lo ricordiamo, fanno parte dell'associazione Borghi Autentici ed hanno in comune un pezzo importante di storia legata a Federico II di Svevia. In prosecuzione con serenate a Federico II che si svolge sotto il castello, facciamo delle altre manifestazioni durante l'inverno, approfittando ovviamente del fatto che insomma, ormai serenate a Federico è un evento storicizzato della regione Calabria. Quindi nell'ottica di valorizzare e rendere patrimonio ancora più diffuso Federico II, quest'estate abbiamo sottoscritto con Oria in provincia di Brindisi questo protocollo d'intesa. Loro hanno una manifestazione molto importante che è giunta alla 51esima edizione. Quest'anno il palio è stato donato proprio dalla città di Roseto Capospulico in segno di amicizia verso questa comunità, e stasera ospitiamo una delegazione di Oria. C'è una cena medievale animata da menestrelli, attori, che appunto nell'ottica di una rievocazione storica ci intratterranno per questa bella manifestazione. E l'anno prossimo cercheremo insomma questa manifestazione di inserirla nel corteo federiciano, che invece viene animato da Orizzonti Rosetani, che è la nostra associazione che di questo si occupa. La serata, che ha visto la degustazione di piatti tipici realizzati con antiche ricette dell'epoca federiciana, è stata allietata anche da canti, racconti e curiosità legate allo Stupor Mundi.